In seconda divisione dunque finisce reti inviolate l'incontro Melfi-Catanzaro. Dalla redazione di Potenza il servizio di Roberto Viggiani. Nel Melfi l'unico indisponibile è Giorgio Russo. Catanzaro ancora indecifrabile, mancano 11 giocatori, tutti sudamericani oltre a Masini, Figliomeni, Maisto e Mannone. Il 4-4-2 dei gialloverdi più lineare ed equilibrato rispetto al 3-4-3 dei giallo. Gli ospiti più duttile soprattutto in fase di non possesso. La squadra lucana parte bene, trova subito l'assetto giusto, i calabresi ci mettono un po', nessun tatticismo, si gioca a viso aperto, si attacca su entrambi i fronti ma senza grandi risultati, il resto lo fa il caldo che ingessa le gambe e annebbia le idee. Nella ripresa Rodolfi irrobustisce la mediana, Muratore gioca a copertura della difesa con il nuovo entrato Scarsella, fuori Lionetti e Bertocchi a supporto dell'unica punta Spagna. Cozza inserisce forze fresche nelle retrovie, dentro Narducci con Mariotti Chiesella a centro posto di Romeo. Le mosse però non spostano gli equilibri, le due squadre sono in debito d'ossigeno, solo piccole schermaglie, due sole emozioni, il pallonetto di Scarsella e il diagonale di Carboni.